Ciao poracci, come va? Oggi è venerdì e ho deciso di lasciarvi con un video un po' più light del solito, per darvi qualcosa su cui discutere questo fine settimana e magari far salire il termometro dell'hype alle stelle. Perché in questo periodo, dove Nintendo ha preso gusto a rilasciare annunci di un certo peso senza il minimo preavviso, possiamo aspettarci di tutto e quindi ho deciso di sbilanciarmi con una mia personalissima previsione su quello che accadrà nelle prossime settimane dalle parti della grande N. Ora più che mai vi voglio attivi nei commenti per sapere cosa ne pensate e come al solito lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Iniziamo! Immagino che molti di voi siano in trepidante attesa per l'arrivo del pass di espansione di Pokémon. La formula del DLC stagionale è sicuramente una novità per il brand dei mostri tascabili e The Pokémon Company ha pubblicizzato a dovere il nuovo formato, preparando adeguatamente l'utenza attraverso numerosi trailer dilazionati nel tempo. Dosando le informazioni col contagocce, il lavoro di Game Freak è stato presentato gradualmente, operazione che è culminata con il trailer pubblicato pochi giorni fa, dove alle immagini riassuntive del gioco è stato aggiunto un elemento fondamentale, la data di uscita della prima parte del pass. Sappiamo quindi che potremo visitare l'isola solitaria dell'armatura il 17 giugno ed è qui che le cose si fanno interessanti. Seguitemi nel ragionamento. Cosa hanno in comune Animal Crossing, Pokémon Spada e Scudo, Super Mario Odyssey e Super Mario Maker 2? Oltre ad essere tutti dei titoli esclusivi pubblicati da Nintendo, condividono una caratteristica fondamentale per la nostra speculazione. Tutti questi videogiochi, e la lista potrebbe essere ben più lunga, sono usciti di venerdì. Certo, per quanto riguarda DLC, le date di pubblicazione sono più flessibili. Ad esempio, Breath of the Wild ha visto i suoi due contenuti aggiuntivi arrivare il primo di un venerdì e il secondo di giovedì, mentre il Fighter's Pass di Smash solitamente vede i suoi personaggi unirsi alla lotta di mercoledì. Ciò non toglie che Nintendo ormai da parecchi anni ha trasformato il venerdì nel giorno della settimana in cui avvengono le sue pubblicazioni. Quindi mi chiedo, e se il pass di Pokémon fosse stato anticipato a mercoledì per lasciare venerdì 19 libero per un altro titolo? Ora, non vorrei dire nulla, ma è solo di qualche settimana fa il rumor che voleva l'arrivo della Metroid Prime Trilogy Collection proprio il 19 giugno. Insomma, questa data secondo me potrebbe essere stata riservata per un pezzo da 90, tanto da anticipare di 2 giorni il DLC di Spada e Scudo. Non dimentichiamoci poi che tra il 9 e l'11 giugno si sarebbe dovuta svolgere l'E3, la fiera più importante del settore videoludico, una vetrina di esposizione per i grandi attori del mercato che spesso riservano per questo evento i loro annunci bomba. Il fatto che l'E3 sia stato cancellato a causa dell'emergenza Covid non significa che Nintendo e le grandi software house se ne stiano buone, quindi la prossima sarà una settimana di fuoco. Ricordiamoci che c'è ancora in ballo l'ufficializzazione del personaggio di Arms in Smash, che come ho ipotizzato in un mio recente video potrebbe essere rilasciato nell'immediato futuro, per evitare che si accavalli proprio con il pass di Pokémon. Oltre a questo, non so in quale forma, se in un direct unico o in tanti piccoli trailer, ma sono convinto che la casa di Kyoto svelerà i suoi piani per la seconda metà del 2020 proprio nella finestra di tempo delle 3. Quindi, fossi in voi, mi godrei questo weekend di relax, perché l'inizio della prossima settimana sarà potenzialmente ricco di emozioni. E con questo breve video, poracci, spero di avervi fatto salire l'hype. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete puntato la data del 19 giugno e cosa vi aspettate da parte di Nintendo nelle prossime settimane. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, in hype e anche tanto. Ciao!